Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Questa è la videovendita di maggio 2023, seconda parte. Una chicca! Cabasse Murano sono stupende, come nuove, unico proprietario con l'imballo, le sono andato a prendere io, quindi non hanno neanche mai viaggiato con i corrieri, 3.200 euro, qui c'è un suono francese veramente molto, ma molto valido. Andiamo lassù, troviamo un Onkyo audio video a 100 euro, come molto carino, quel Marantz lì che è un all-in-one, ma già di ultima generazione a 550 euro. Ma secondo me una figata è questo qua, Audio Analog Puccini, lo Special Edition. Questo è il 50 watt che ha fatto la storia praticamente di Audio Analog, suona dolce benissimo con l'entrata fono a 520 euro. Radio Audio è un finale con le 2 a 3, 480, 400 euro. Audiolab ha fatto anche un distributore di corrente filtrato, molto bello, lo trovate i prossimi giorni sul sito. Audioflight a 1400, il CD2, un bel CD, ce l'ho lì da un po' a 1200, ve lo riesco a dare, come ce l'ho qua da un po' IBA, il CD2, doppio telaio, caricamento dall'alto, 1100-1000 euro. Advanced Acoustic, va bene, questo qua lo continuiamo a stravendere, la 10 ibrido con la sezione pre a valvole, l'entrata USB sia da chiavetta che da computer, insomma veramente completissimo, regolazione dei toni, chi più ne ha più ne mette, 130 watt, 1500 euro. Finali M100, Michelson e Austin, tanta corrente, li abbiamo fuori a 1500-1300 euro. Coppia di Klipsch, sono praticamente costruite su componenti Klipsch a 890 euro, a 750 ve le do. Va bene, qua c'è tutta la nostra serie di roba nuova che sono sempre best buy, diciamo, per noi, come le Sonus Faber, le Sonetto 5 a 4450, tantissime finiture ci stanno dando tanta soddisfazione, come le JBL L100 a 4200 euro, come anche queste qua, le 4309, che mi piacerebbe farvele sentire perché a 2300 euro si ha una coppia di JBL stupende. Io voglio farvi vedere, le provate a tirare su, capite che c'è la qualità JBL, come tanta qualità c'è anche con queste Pro AC DT8 che costano 3620 euro, però questa coppia qua di questa finitura rovere mi pare di averla messa fuori a l'abbiamo messa fuori 3200-3300, insomma è scontata perché è un ex demo. L82 Classic, altro diffusore a 2050 euro che fa paura, riesce a competere con la sorella maggiore l'L100, eppure è una dimensione molto molto minore. Marantz SA15S1 a 1100 euro, è un CD SACD molto molto interessante, come è interessantissimo questo Yamaha che ha presentato Filippo, ha fatto la presentazione completa, è l'ampli con streamer della Yamaha, bellissimo, ok, 3150 euro, ma qui potete andare a vedere il video che Filippo ve l'ha spiegato veramente molto ma molto bene. Roba 510, continuiamo a avere la promozione a 1999 per un integrato italiano con una grande garanzia e 80 watt telecomando, e veramente ci sono tante finiture rosse, marrone e nere. Macintosh è il 252 a 4200 euro, vi rimane un sacco di tempo di garanzia. Partiamo dal là in alto perché è un prodotto particolare, non so perché è ancora qua, è un equalizzatore della TLA a valvole, ok, stupendo, 730 a 600 ve lo lascio, ma quello lì non è da perdere perché è un equalizzatore di alto livello. JVC, già questo è molto più Japan come tipo di equalizzatore, a 240 euro, stupenda è questa radio della Sansui, la 217 a 190, ecco, Macintosh LMX 110 serie Z è il Sintopre della Macintosh con un'entrata fono bellissima, guardate, c'ha le finiture che sono stupende, cioè non so come, sembra uscita di fabbrica, bellissimo. Gli Alberry, non capisco, sono ancora qua, comunque 1350 a 1100 ve li do, sono famosissimi questi finali. Qua Luxman L220 a 280 euro, qua si ha un bel integrato che suona bene senza bisogno di svenarsi. Questo qua è Cinto Ampli della Technics, è il più grosso penso che abbiano fatto. L'SA 5760, 165 watt, pesa 35 kg e lungo un chilometro, 850 euro. Ma ora parliamo di questi valvolarini molto molto interessanti. Unison Research S6 è un valvolare che monta tre valvole in parallelo L34, quindi suono molto lineare, 1600 euro. Audio Space
AS3.8i, anche questo con le KT88, veramente bello col suo imballo, sembra uscito di fabbrica, a 900 euro, ma questa direi che è una chicca, perché è il Roma 753, ha un mese di vita, un mese, usato a 1600 euro, quindi la garanzia è praticamente piena. GBL 4311, non so perché, ce l'abbiamo lì da un po', 1250 a 1150 ve le lascio, sono le tre vie classiche della GBL monitor che suonano veramente molto ma molto bene. Andiamo a vedere qua, partiamo da questo dal basso, va bene, abbiamo un Yamaha audio video a 150 euro, il suo lettore CD a 130 euro e la sua radio a 100 euro. Questa è una chicca, non so se venderla, il prezzo me lo chiedete in privato, Sansui AU Alpha 907 DR, è bellissimo, non so come descrivere questo integrato qua, che la Sansui ha fatto un lavoro esagerato, cioè ha messo dentro tutto il top che c'era in quel momento. Va bene, Sony, il 228 ESD a 2,90, questo è un bel lettore CD, una radio della Cambridge Audio, un lettore CD SACD della Marantz, l'8005 a 7,40, un Luxman a 331, non c'è il prezzo ma lo trovate sul sito, una coppia di pre-finali quad, anche qua sono il 405 a 900 euro, Magnat, il 780, il Sinto Ampli, li abbiamo fatto vedere anche forse nell'altro video, è un nostro cavallo di battaglia, ibrido, con l'ingresso Bluetooth, la regolazione alti, medi e bassi, ingresso fono, di watt ne ha 80-90, insomma bella correntoso, è un ex demo a 6,50. NAD 302, qua non si sbaglia mai, a 180 euro. Questo è bello e suona bene. E ve lo lascio a un buon prezzo. Minda MC845AA con le 845 come valvole, è un 20 watt in classe A, ma non vi fate spaventare dai 20 watt perché ne ha tantissimi di corrente, l'abbiamo fuori a 1450, a 1200 ve lo riesco a dare. TL CS1.6, ok, veramente belle questi diffusori, a 1200 euro, tenuti proprio bene bene bene. Ecco, queste sono bellissime, sono saltate fuori perché sono uscite in produzione in attesa del modello nuovo, le Martin Logan, le Motion 40, sono ex demo, ok? A 2200 euro qua si ha una figata di diffusori. Classici americani, Twitter a nastro, però un suono colorato, dinamico, veramente molto molto bello. Come molto carine sono queste monitor audio, sono della serie Silver, sono le Silver 50 finitura legno, che pensavo che avessero veramente pochi bassi, invece non è così, tutto sommato riescono a fare il suo lavoro, sono piccoline, la finitura è sempre altissimo livello, le abbiamo messe fuori usate a 550 euro, ma hanno pochissimi mesi di vita. Continuiamo a vendere benissimo, benissimo, sia la serie GBL, la Stage 180 o la 190 a 8,70. Le Eclipse, anche qua, R800, 1440, Triangle, Borea, BR03 a 450 euro, finitura stupenda, reflex anteriore, qua non si sbaglia mai. Sonus Faber, Lumina 5, 2580 euro, tante finiture, questa che vedete è da nera laccata, suono caldo, classico italiano, ma con il twitterino, che mi piace da matti, questo ultimo twitter che ha fatto la Sonus Faber, presente. È super delicato, qua si ha un grande suono. Come dicevo prima, si ha un grande suono anche con le Silver 500, l'ho detto nell'altro video, le Silver 500 della Monitor Audio, che sono i diffusori che quasi vendiamo di più da quella cifra lì. Parliamo di 1950 euro e tante finiture. Nero laccato, marrone come questo qua, vedete questa finitura qua a legno. Ci sono anche bianche, penso. Insomma, veramente tanta roba. Le tonnellini minori, quelle da scaffale, a 940 euro. A12 Classic, questo ha fatto il botto. 200 watt ibrido, è praticamente il fratello maggiore della 10, che anche lui ha fatto tanto. Ci hanno messo due pomelli in più per le regolazioni, 2000 euro. Musical Fidelity M2 CD, è un usato, che adesso non ricordo il prezzo, lo trovate sul sito. Come è interessante, Macintosh MA 6300 è il classicone, 100 watt con entrata fono, a 2750 euro. Abbiamo sotto un Musical Fidelity, l'M5, qua parlo di prodotto nuovo, ben 150 watt, entrata fono, entrata USB, un suono meraviglioso, classico inglese, bello, pieno, musicalmente atomico, ok, 1880 euro.
JBL sono le Stage 130, le più piccole, costano 270 euro se non vado errato, e vanno, che è una meraviglia, come vanno da Dio, le Indiana Line, le Tesi 261 a 310 euro. Queste qua ci sono due finiture, questa che vedete qua oppure nera. Queste qua sono le Nota della Indiana Line, le più piccoline, a 220 euro. Anche qui due finiture, questa che vedete, questo canna di fucile, diciamo nero canna di fucile, oppure con i fianchetti in legno. Mentre per quelle da a torre, JBL Stage 180 a 680 euro, anche qua si ha un grande suono dinamico americano a una cifra molto molto abbordabile, come stiamo vendendo sempre benissimo le Indiana Line, le Tesi 561 a 560 euro se non vado errato, e due vie con reflex anteriore. Ecco, di queste qua adesso vi faccio vedere là, perché sono le Nota 550X, no, che sono diciamo i diffusori più economici a torre, parliamo di roba progettate in Italia, quindi non cinese 100%, hanno un rapporto qualità-prezzo, 400 euro la coppia, parlo di prodotto nuovo, veramente altissimo. Andiamo avanti con i Rotel. Rotel continuano a fare dei bei lavori, sempre il CD11, ok, che è un CD veramente molto bello, a 490 euro, se riusciamo a accenderlo anche, come è molto molto bello il A11 con regolazione Tony, fono, tuner, CD aux e anche Bluetooth, ok? E adesso il prezzo non ricordo, lo trovate sul sito. Marantz PM7000. Incredibilmente la Marantz ha fatto questa decrease di prezzo, cioè abbassamento di prezzo in italiano, visto che in inglese non lo so praticamente, faccio solo delle figuracce. Il Bluetooth, le radio internet, Tidal, Spotify, entrata fono, regolazione Tony, che suona bene perché hanno fatto veramente un capolavoro, a 940 euro. Altra cosa interessante, un all-in-one della Magnat, anche questo c'ha tutto, Tidal, Spotify, streamer, entrata USB, tita, cuffia, tutto quello che volete, 1300 euro. Continuiamo a vendere molto bene sia la 7 dell'Advanced Acoustic con i V-metterino, che piacciono sempre molto, 110 watt, anche qui tutte le funzioni, radio internet, che più ne ha più ne metta, a 1250. C'è la 5 che ha un pochino meno di watt, 90 watt, e costa 1100 euro, oppure la 1 a 740, anche questo molto molto interessante. Come molto interessante questo Copland CTA 401 usato a 1100, è l'integratone valvolare della Copland. Denon è un PMA 800 a 430, questo è un usato ma veramente bello. Questo è un bel oggetto. Il Cirrus One è un amplificatore inglese da una cinquantina di watt, ma suona che è una meraviglia. Questo andrebbe ascoltato e provato, 700 euro. Per chi ama il retro, però con la modernità, ci sono questi Leak. Questo è l'amplificatore col Bluetooth, entrata fono, entrata ottica coassiale e anche USB, quindi gli collegate tutto quello che volete con la sua meccanica. Tutto e due 1580 euro. Advanced Acoustic XI125, che è il 125 watt dell'Advanced Acoustic, anche questo entrata USB, entrata fono, entrata USB sia da computer che da chiavetta, a 1000 euro, ok? Ce n'è anche un modello sotto che c'è ancora la copertina, anche quello ve lo do a 1000 euro. Poi dopo, XI75, che è un pochino meno potente, non ha i V-meter, ma sempre molto interessante, a 4,90, e due XI105, che hanno 105 watt, sempre entrata fono e USB, a 650 euro. Roxan Atessa Streamer, usato di pochissimi mesi, questo suona da Dio, c'ha un'applicazione che funziona benissimo, radio internet, Tidal, Spotify, tutto quello lì, a 1700. Advanced Acoustic, parliamo di XA 160 Evo, l'ultimo finale da 160 watt, veramente pesante, che suona bene, a 1340 euro. L'All-in-One, sempre dell'Advanced Acoustic, a 1600, questo è un usato ma veramente tenuto bene bene bene. E andiamo qua di fianco e troviamo, allora, partiamo dall'altro. I Block li vendiamo molto bene, sono degli entry level ma di qualità, a 310 euro il lettore CD, che l'amplificatore lettore CD, addirittura anche la chiavetta USB. Un Rotel, un CD11 usato, perfetto, a 290. Un altro cavallo di battaglia, il Denon, quello vedete in colorazione silver ma c'è anche nero, a 810, e fa tutto, guardate qua, filarata di roba, ok?
ok? Ta, 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 ta. Quindi non vi sto a raccontare, streamer, Bluetooth, AirPlay, come il suo fratello, che l'hanno anche questo abbassato di prezzo. Le caratteristiche sono praticamente identiche al Denon, solo che cambia un po' la forma, però anche il prezzo, 659 euro. Marantz PM6007 è l'integrato della Marantz, con l'entrata anche ottica coassiale, quindi gli possiamo collegare Sky e la nostra TV, speaker A, speaker B, regolazione Tony, 450 euro, 50 watt di potenza, con sotto il suo CD in colorazione nero con la chiavetta USB. Un pochino più economico, ma sempre molto valido, Denon PMA600, questo ha sempre l'entrata ottica coassiale, quindi Sky, televisione, ma anche il Bluetooth addirittura, questo qua, 430 euro. Il suo CD, 320 euro. Stupendi sono questi. Audiolab è la serie 9000, è appena uscita, adesso voi lo vedete spento, ma c'hanno dei V-meter qua incredibili che si possono selezionare in vari modi. Parliamo di 2150, l'amplificatore che è da 100 watt, con l'entrata fono e l'entrata anche digitale, quindi un bel ampli che suona bene, e la sua meccanica 1100 euro. Torniamo su Roxana Tessa, vi voglio far vedere una cosa, ci sono due modelli, questo con lo streamer che costa 1900 e senza streamer 1250, guardate che toroidale che hanno all'interno. Anche il modello senza streamer però ha sia il Bluetooth che l'entrata digitale, quindi già completissimo, un grande suono. Sotto troviamo degli usati molto molto interessanti, un Pioneer a 240, un Technics a 100 euro, un DCD 800 a 390 con l'ingresso USB. Qui sopra troviamo un Denon, quello Silver, il PMA 900 a 600 euro, molto molto interessante, completissimo. Com'è completissimo questo PMA 800 a 430 euro. Counterpoint preavalvole a 7,90, trattabili a 6,50, ve lo do perché ce l'ho lì da un po'. Marantz, che è lo streamer, a 4,50. Un pochino più sotto, Musical Fidelity M3, prezzo non lo ricordo, comunque vedrete che vi trattiamo bene. M2, questo me lo ricordo perché il prezzo c'è scritto lì, 7,99. Onkyo è lo streamer, questo qua, mi pare di averlo visto fuori a 300 e tot euro. Questo unico mi pare che l'abbiamo venduto, ma molto molto interessante sono questi Iron AP890 con le KT88 e Iron AP120 è il pre-valvolare, tutto insieme con la sua anche copertura, sono tenuti benissimo, 1550. Qua abbiamo il Rode da 120 watt, è un usato, ma cioè è del 1/2023, quindi praticamente nuovo. Il 1572 fa tutto, c'ha tutto quello che volete, Bluetooth, ottico coassiale, USB da PC, così, regolazione Tony, 1599. Come è molto interessante, questo qua, il 1582 MK2, che è il finale, da 200 watt a 1190 e ha un anno di vita. Infinity Quantum RS3 900, trattabili 800 euro, poi dopo, giusto, bravissimo, questa è una chicca. Cora Johnson, l'LP66S è un finale americano, non ha bisogno di presentazione, tenuto in maniera stupenda, veramente bello, penso che ci sia anche l'imballo, 2950, anche qui lo trattiamo. Poi abbiamo Arkham, per chi ama il suono caldo, lì lo trovate, è un integrato veramente interessante, ok, della serie FMJ. 450 euro e c'è anche il telecomando. Per chi vuole un SACD che suoni bene e non vuole spendere un capitale, Marantz, l'SA7001, 490, 450, ve lo do. Questo non ha bisogno di presentazione. Parliamo di Audio Research SP9 a 1290 euro, è il pre a valvole della Audio Research. Marantz CD14, questo è un CD che era di fascia alta, quindi veramente pesantissimo, un telaio eccezionale fatto da Dio, 890, 800 euro, ve lo do. Bird, questo qua è il finale, il P35 MK2 monta 6L84 per canale, ricordatevi che le L84 sono valvole piccoline ma veramente molto molto musicali, sono dolcissime come tipo di suono. Questo
funziona veramente bene, 9,50, 8,50, ve lo do. Marantz PM 6006 a 3,50, come questo Marantz NR 1002, che è praticamente l'ampli streamer che fa tutto della Marantz, usato di pochi mesi a 5,50. Magnat Transpulse 1005, 850. Andiamo a vedere i giradischi. Nella sezione giradischi, che c'è, non ci sono solo i giradischi. Allora, GNBL sono le due vie con woofer da 15 pollici. Le abbiamo fatte tirare da nostro, diciamo, restauratore. Suonano bene, siamo a 2000 euro. Sono le 4020. 4320. Queste qua, volendo, gli si può fare l'upgrade con, se trovate il Twitter, con tre vie, con le tre vie. Ok. Questo non ha bisogno di presentazione. Technics SL1002G, ok? Tutta una costruzione particolare, 4250 euro. Qua sia una veramente figata. Mission è un lettore, è un giradischi veramente carina, 2,90, ok? Con la testina nuova. Torrens forse l'abbiamo venduto, questo TD150. Andiamo qua. Belle Eclipse in conto vendita a 3.700, leggermente trattabili. Questo è bello. Torrens TD124 col suo braccio originale. Il cabinet l'abbiamo fatto laccare noi in carrozzeria, quindi perfetto. Giradischi che va benissimo con la sua testina 2003. Come va benissimo anche questo Mitchell Girodeck, ok? Con il braccio MyWire, anche questo va veramente molto bene, 3150. Questa è una figata. Torrens TD126 MK3 Electronic col braccio SME. Va di bello, questo è nato con questo braccio SME, no? Quindi va, funziona l'automatico, a fine disco il braccetto va su, ok, e si spegne e smette di girare. Con la sua cappa ad appoggio però nuova, no? Una bella testina, la Black Pearl, che costa 130 euro, l'abbiamo messo fuori a 900 euro. Torrens TD150, anche questo revisionato da Enrico, con una bella testina Stanton. Il prezzo lo vedete sul sito perché non me lo ricordo. Poi dopo, qua abbiamo, dunque, Torrens TD202, paro il prodotto nuovo, lo abbiamo abbassato a 550 euro e lo stiamo vendendo veramente molto molto bene. Macintosh l'MT2 a 3.900 euro, questo non potremmo neanche dire il prezzo, comunque chiamiamolo ex demo, molto molto interessante. Com'è molto molto interessante questo Project Acrylic, che ancora dobbiamo fare il prezzo, lo vedrete tra qualche giorno sul sito, che è veramente bellissimo, tutti quelli lì in acrilico sono bellissimi. Continuiamo a vendere molto bene il concept della Clear Audio col suo braccio magnetico, quindi non tocca da nessuna parte, a 1650 euro, compreso la sua testina, che sulla testina costa 260 euro. Sono tornati disponibili i T1 della Project, questa è la finitura legno, c'è anche nera, a 330 euro. Molto bello è questo prodotto qua, anche questo ha diciamo il fine corsa automatico, mi pare che siamo attorno ai 600 euro. Technics SL1005, anche questo qua sempre fine corsa, si ferma a 1150 con la testina. Se volete un automatico full automatic e non volete spendere molto, Audio-Technica ATLP3 a 2,90. Poi dopo va bene, abbiamo altre cose, lavadischi, Audio-Technica il 120, insomma abbiamo veramente di tutto, di più, i supporti per i diffusori, i cavi. Cosa vi dico? Mandate mail, seguiteci che Filippo si impegna su TikTok, su Instagram, su Facebook, quindi mettete mi piace così siete sempre aggiornati, siamo a vostra disposizione. Ciao da Davide, Filippo e Matteo.